Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Roma Futura, il notiziario del pomeriggio. Oggi, mercoledì 14 maggio 2014. Economia, il bonus da 80 euro anche per i cassaintegrati e i disoccupati. Lo sgravio è automatico per quanti percepiscono indennità o forme di sostegno del reddito, perché sono da considerare proventi che sostituiscono i redditi veri e propri. I redditi dell'incremento di produttività entro i limiti di 3.000 euro non concorrono al raggiungimento del tetto dei 26.000 euro, oltre il quale non scatta il bonus IRPEF. Immigrazione, Frontex nei primi 4 mesi del 2014 più 823% di arrivi sulla rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia. Il Papa, unire forze e prevenire stragi vergognose. Politica, Expo, i verbali, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Marroni. Secondo i tabulati di Frigerio e Rodighiero, sono stati a Villa San Martino 6 volte, contatti anche con la regione Lombardia. Esteri, Turchia, tragedia in miniera, più di 200 morti, centinaia di minatori ancora intrappolati, sempre più scarse le speranze di salvarli. Il disastro di un impianto carbonifero privato di Soma, a 120 km da Smirne. Al momento dell'esplosione erano a lavoro 787 persone, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Ucraina, agguato al sud-est, 7 militari uccisi. Assalto dei filorussi a un convoglio dell'esercito vicino a Kramatorsk, bersagliato autocarro carico di munizioni. Cronaca di Roma, da Prati a Trastevere, le strade no alcol, alle 2 non si beve più. Via il 1° giugno, il centro, divieto anche nei locali, e dalle 22 stop alla vendita di bottiglie da asporto. Salario accessorio del comune, dipendenti del comune di Roma, sciopero di 24 ore nonostante il pagamento del salario accessorio assicurato fino a luglio, grazie a un'apposita circolare del MEF per i dipendenti del comune di Roma Capitale aderenti all'USB. In via stamattina con un presidio a Piazza Madonna di Loreto, dove circa 200 partecipanti, in gran parte lavoratrici del comparto scolastico, espongono svariati striscioni come no a capò e caporali, siamo tutte fondamentali, sollevando bambolotti in alto. O valorizzano le professionalità che essi operano, ma quando e come? Giù le mani dalla scuola. È l'urlo rivolto al sindaco Ignazio Marino e all'assessore della scuola Alessandra Cattoi. Il palliativo della temporanea soluzione per 3 mesi non ci soddisfa, perché con il ricatto del MEF verrà fuori un contratto decentrato che peggiorerà la situazione dopo 5 anni che siamo senza contratto, spiegano. E Daniela Volpe aggiunge: Cattoi invece promuove un contratto insostenibile che allunga i turni anche di 8 ore per educatrici e insegnanti, mandando per strada i precari. Inoltre le risorse finanziarie vengono destinate a promuovere 166 posizioni organizzative. Una mattina mi sono svegliato e sono andato a scioperare e ha scioperato per il salario. Marino ciao, Renzi ciao, Brunetta ciao ciao, scandiscono i cori i lavoratori comunali nel tragitto da Piazza Madonna di Loreto a Piazza del Campidoglio per partecipare alla commissione statuto personale e sport di Roma Capitale sul tema dei dipendenti in programma davanti a Palazzo Senatorio. I manifestanti hanno anche distribuito una banconota viola da 80 euro con l'effigie del premier Matteo Renzi e la scritta "State sereni" e il regalo ai passanti per chiedere contratti subito e stabilizzazione di tutti i precari contro Renzi e Madia, servi della Troica. Senato, ok al DL su emergenza abitativa Expo 2015. L'Aula del Senato, con 133 voti favorevoli e 99 voti contrari, ha dato via libera alle misure, al DL misure urgenti per l'emergenza abitativa, il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Municipio 3, questa mattina il presidente del municipio, questa mattina alle ore 12, presso la sede del municipio Roma 3, in piazza Sempione, l'assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Paolo Masini e il presidente del municipio Roma 3 Paolo Marchionne e i ragazzi di Legambiente hanno presentato la sesta edizione della Magna Longa, percorso su 2 ruote di 25 km, tra ambiente e degustazioni bio, ma anche musica, laboratori e spettacolo, tutto in periferia. Si parte il 17 maggio. Per informazioni potete andare sul sito www.magnalonga.net.
Municipio Roma 4, da ieri la bandiera Rainbow, simbolo del movimento GLBT, è esposta sulla facciata del Municipio Roma 4, nella sede di Via Tiburtina 1163, quale simbolo di adesione alla giornata mondiale contro l'omo e la transfobia, sabato 17 maggio, così in una nota del Municipio Roma 4, un atto dovuto per sottolineare la presenza attiva di questo municipio alla lotta contro ogni discriminazione, commenta il presidente Emiliano Sciascia, un gesto necessario per affermare la nostra partecipazione attraverso un simbolo condiviso di grande significato. Esporre la bandiera Rainbow vuole dire anche che condanniamo fermamente tutti gli episodi di omofobia che purtroppo hanno occupato le cronache internazionali e cittadine negli ultimi tempi. La nostra città ha vocazione necessariamente internazionale e come tale deve essere in grado di rendere possibile la convivenza di ciascuna individualità, a prescindere dalle scelte che riguardano la sfera privata e sociale, difendendone i diritti così come ne sottolinea i doveri, ponendo in atto le basi per un vero e proprio stato di diritto in cui nessuno debba più sentirsi minacciato a causa delle proprie scelte di vita. Municipio Roma 5, questa mattina il presidente del Municipio Roma 5, Gianmarco Palmieri, e l'assessore alla cultura e alla scuola, Nunzia Castello, hanno consegnato le borse di studio istituite in occasione della mostra Un segno indelebile, Andrea Pazienza, nelle scuole promosse dall'Associazione Culturale La Farandola e patrocinata dal Municipio 5, dall'Assessorato alla Cultura Creativa e Promozione Artistica di Roma Capitale e della Regione Lazio. Sono stati premiati 3 alunni delle scuole ICS Largo Cocconi e ICS Via Luca Ghini e altri 7 ragazzi degli istituti di istruzione superiore a Cederna di Velletri, di Ciampino e Virginia Woolf di Roma, nonché i licei artistici Via di Ripetta e Caravillani di Roma e l'Istituto di Storia dell'Arte e Liceo Artistico di Pomezia. Stiamo moltiplicando gli sforzi per essere il centro della rinascita culturale di Roma e per superare l'immagine obsoleta e non corrispondente né alla nostra storia né alla nostra realtà di periferia, di risulta. Tanti complimenti agli studenti che hanno partecipato, i lavori erano eccezionali, così dichiara il presidente del municipio Roma 5 Gianmarco Palmieri. Oggi ci sono conclusi i lavori stradali dell'incrocio di via Viscogliosi su via Tor Tre Teste in direzione Tobaggi. Il restringimento della sola che ospitava il semaforo all'incrocio darà più spazio di sterzata al bus 556. Circa 3.500 cittadini di via di Tor Tre Teste e vie limitrofe saranno per la prima volta serviti dal trasporto pubblico per raggiungere la Casilina all'altezza della stazione Torre Maura della metro C. Siamo riusciti a far passare la linea 556 su via di Tor Tre Teste in direzione Tobaggi, dopo anni che i cittadini dell'ex municipio 7 chiedevano questo cambiamento. Collaborando con il nostro ufficio tecnico, l'assessore municipale alla mobilità Giovanni Assogna e l'agenzia alla mobilità di Roma Capitale. Questa è una nota, dichiara il presidente del municipio Roma 5 Gianmarco Palmieri. Passiamo allo sport. AS Roma, Genova, trasferta vietata e il City tenta Benatia l'offerta di 25 milioni di euro. E Pallotta alza la voce dal Wall Street Journal, voglio tifosi accaniti ma niente violenza. Società Sportiva Lazio, il futuro è Anderson, voglio restare a lungo, Lotito cerca un direttore generale. Allenatore, per ora nessun contatto con Mihajlovic, l'emozione di Chetà, che serata! Football Club Barcelona, Xavi Hernandez, è un'occasione unica e storica per questa generazione di giocatori. Xavi Hernandez ammette che forse gettare la spugna è stato troppo presto, ma ora sono di nuovo entusiasta dalla possibilità di vincere di nuovo la Liga. Chiudiamo con il meteo. Oggi a Roma sono previsti, in questo momento 21 gradi, parzialmente soleggiato, una real feel di 21 gradi.
si chiuderà oggi con 22 gradi, sempre parzialmente soleggiato, e una real feel di 22 gradi. Per questa notte sono previsti 8 gradi, una real feel di 7 gradi e prevalentemente sereno. Per domani 20 gradi, una real feel di 24 e sono previsti qualche acquazzoni. Dalla redazione di Radio Roma Futura vi auguriamo un buon pomeriggio e vi diamo appuntamento ai programmi di oggi.